Comandante, qual è il valore dell'iniziativa di oggi? Si tratta innanzitutto di un passo significativo verso quel percorso virtuoso che già è in atto da parte dell'Arma dei Carabinieri da moltissimo tempo, e cioè di avere un ruolo da protagonista nel contrasto alla violenza di genere, sia a favore delle donne in difficoltà ma anche di bambini che sono oggetto di abusi. Siamo in contatto con il terzo settore da moltissimo tempo, con realtà con cui collaboriamo quotidianamente. Oggi è un'ulteriore plastica dimostrazione di come l'Arma dei Carabinieri sia all'avanguardia in questo settore, perché di concerto con la Procura della Repubblica di Sciacca, di concerto anche con l'ASP di Agrigento, di cui oggi sono presenti moltissimi medici, ecco, noi portiamo avanti questo progetto per realizzare una stanza cosiddetta dei colori che consenta di creare un ambiente confortevole, gradevole, e che non crei un impatto negativo nei confronti delle donne vittime di abusi oppure di bambini che siano stati oggetto di particolare attenzione. Quindi le vittime sono poste al centro di questo momento di oggi? Assolutamente, anche le caratteristiche tecniche con cui è costituita, di cui è costituita questa stanza, la dicono lunga, perché consentono proprio, attraverso colori, quadri, giocattoli presenti, consentono di prendere, di mettersi a proprio agio, e consentono quindi di ben disporsi nei confronti di un interlocutore che magari non è conosciuto, anche perché la prima testimonianza è la cosa più importante in queste circostanze. C'è una grande attenzione anche alla tecnologia, però. C'è un'attenzione anche a questa, perché ovviamente ci sono dei sistemi di carattere tecnologico che consentono di monitorare su un canale audio video tutto quello che vi succede all'interno, proprio perché questo è importante per poter comprendere appunto lo stato d'animo del soggetto e anche la qualità della testimonianza che viene fornita.